Arumu. Si è tolto il casco all'arrivo dello slalom di Torano e è iniziata la prima mancia, che è subito che mancia di gara, con un piccolo problema sull'allineamento. Sì, ho avuto un piccolo problema alla linea di partenza che mi perdeva acqua la macchina. Stato risolto, ho visto mille persone intorno alla tua macchina. Ma meno male che hanno bloccato, perché c'è stato sfortunatamente un guasto di un'altra macchina, abbiamo sistemato e sono ripartito. Ho fatto un tempo, poi la seconda avevo fatto un tempone, solo che ho toccato un brillo all'ultima brillata. Adesso la terza ho alzato qualche secondo, però sono contento lo stesso.
Assolutamente sì, dovresti essere nei primi 5. Sì, sì, già ero quarto. Se prima con la macchina di prima ero terzo assoluto, però va bene già così. Grazie Agostino. Grazie a voi. Sempre del gruppo S, di categoria S4, Agostino Fallara. Primo classificato, ad Agostino Fallara gli diamo anche l'assoluto di gruppo S. Devo dire che è arrivato anche sesto assoluto su quasi 100 metri. Quarto, dopo classi gruppi, autostorie, tutti quanti. Andiamo nella classifica assoluta. Quinto classificato dei piloti per pressione, guarda caso, sul 112 Amort, teniamo Domenico Ramontana. Andiamo Agostino Fallara. Agostino, da questa parte qua. Passiamo al terzo classificato sul Rodical SR4 della New Generation Racing, si classifica Eugenio Scaleccio. L'assoluto di gara, quindi chiamiamo Rosario Corsaro.